I cuccioli di Amarena, l'orsa mascotta del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, uccisa da un uomo con una fucilata, crescono e stanno bene, come si vede nel video, con le attività quotidiane che in questo periodo svolgono tutti gli orsi nel parco, girare e alimentarsi prima dell'ibernazione invernale. Un primo elemento da evidenziare, che il video esprime benissimo, è relativo, spiegano dal parco, non solo alle dimensioni dei due giovani orsi che chiamiamo cuccioli, ma che proprio piccoli non sono e che si stanno adattando all'ambiente e ce la stanno mettendo tutta un mese e mezzo dall'uccisione di Amarena. Abbiamo aspettato di avere un video che permettesse di vederli come sono ora per due motivi: evitare il rimbalzare di notizie assurde e incoerenti sulla loro pseudomorte o notizie del tipo "mi ha detto una persona fidata che sono vivi" e dare la possibilità di vederli meglio e non in lontananza come nei precedenti video. Realizzare questo video chiarissimo nella sua bellezza, come potete immaginare, non è stato facile, proseguono dal parco, soprattutto perché l'attenzione è quella di evitare ogni tipo di disturbo. La presenza umana continua intorno agli orsi favorisce l'abitudine, processo che provoca nel tempo una graduale riduzione di una risposta a un determinato stimolo e quindi l'animale impara che non ci sono conseguenze negative a stare vicino agli uomini, con il drammatico invece epilogo per Amarena che conosciamo. Quindi nel monitoraggio del vasto territorio in cui si muovono i giovani orsi, guardia parco, i carabinieri forestali, i tecnici del parco che stanno lavorando in sinergia hanno messo delle fototrappole ed era solo importante aspettare che registrassero il passaggio. Solo ieri ci è arrivato questo video che oggi pubblichiamo per assicurare quanti chiedono informazione sugli orsi. Il parco raccomanda: la caratteristica fondamentale della conservazione dei grandi carnivori non è ridurli ad animali domestici per soddisfare le nostre emozioni, ma preservare il territorio in cui vivono, mantenere intatta la loro selvaticità per perpetuare la specie senza che l'uomo entri nei meccanismi della natura che, dove è integra perché protetta, è in grado di fornire tutto ciò di cui gli animali selvatici hanno bisogno, cuccioli di Amarena compresi.